Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sì, vedrete che la stanza è un po' diversa. Vi farò vedere questa parte qua, solo per ora tanto non è finita. Allora, non guardate come dietro, perché non è definitivo, ovviamente. Cioè, sì, questa sarà più o meno, non è proprio questa. Adesso l'ho coperta, ma essendo che sotto sono senza niente, a parte la maglia del pigiama. Ma io dormo senza pantaloni, quindi ho la coperta che mi copre poi pure in tinta perché è azzurra. È un verde. Sono daltonica, ragazzi. Comunque, allora, se riesco a girare un po' il ring. Voilà. Sì, perché sto usando il ring. L'ho messo sulla mia sedia barra comodino provvisorio. Allora, vi farò un po' di spoiler in questo video perché lo volevo fare oggi perché appunto io e il mio ragazzo facciamo. Praticamente appunto l'anniversario, cioè il mesiversario, chiamiamolo così perché noi festeggiamo sì anche il mesiversario. Scusatemi per le condizioni in cui sono, ma praticamente io e il mio ragazzo per l'appunto, guarda che faccio un ciuffettino su, io e il mio ragazzo stiamo lavorando da venerdì e oggi è sabato, quindi è più di una settimana che lavoriamo per la mia stanza perché praticamente l'abbiamo smontata tutta. Comunque ci sarà un video che uscirà poi, ovviamente tutti questi video delle restaurazioni, del distruggimento, eccetera, usciranno a novembre perché per tempistiche di montaggio e tutto uscirà al massimo, penso, nella settimana di Halloween uscirà il video pilot dove io spiegherò cosa siamo andati a fare, quindi non voglio tergiversare sulla storia della mia stanza. Ovviamente per fare questo video oggi è perché ovviamente siamo già nel futuro. Perché l'ho girato oggi, che è sabato 17, quindi ovviamente non potevo distruggere la stanza, non potevo non farla vedere. E poi volevo vedere più o meno come era. Poi ovviamente vedrete nel tempo che migliorerà. Comunque, bando alle ciance, volevo fare gli auguri al mio ragazzo. Non ho più voce, ragazzi, scusatemi tanto per le condizioni della voce. Volevo fare gli auguri al mio ragazzo, dato che oggi facciamo volontario, mal di testa, ragazzi. Allora, noi abbiamo fatto 2 anni a giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. No, siamo ottobre, giusto? Quindi sono qua. Quindi qui dovrebbe essere. Allora, se un anno così contate con me, poi dite, ah Sara, fai 8 mesi. Sono 2 anni, quindi 2 anni sono 12, 12, 24. 24 più luglio, agosto, settembre, ottobre, sono 4 mesi, sono 28. 28 mesi? Comunque. Buon mesiversario, amore. Ho avuto questa fatica che dobbiamo ancora finire. Ve lo può certificare la cosa qua dietro che è orrenda. Scusatemi. Questi giorni abbiamo veramente. Vabbè, comunque non vi spoilerò nulla, abbiamo lavorato veramente tanto però. Quindi per questo volevo fare un ringraziamento speciale per il mio ragazzo che veramente mi sta aiutando tantissimo. Era un mio desiderio da tanto tempo cambiare la mia stanza perché purtroppo non mi rappresenta. Cioè, oltre al fatto che non mi rappresentasse più, perché comunque la mia stanza era ormai vecchia, era da quando avevo 18 anni che non la cambiavo. Poi diciamo che l'abbiamo cambiata varie volte, cioè non la dipingevo da quando avevo 18 anni. Però l'abbiamo cambiata varie volte perché io poi non ho sempre vissuto a casa mia dai miei, quindi diciamo che la stanza ha subito dei traumi durante l'arco della mia vita e adesso che mia sorella comunque vive con mio padre, io vivo con mia mamma, la stanza è solo mia, anche se definire la stanza è una grande parola, ho voluto dopo tanto tempo fare un cambiamento drastico della mia stanza. E quindi ringrazio il mio ragazzo che mi ha aiutato con tutto questo perché non penso che molte persone l'avrebbero fatto. Mi ha aiutato da tutti i miei capricci che ho avuto, dal sopportarmi, sono molto pesante quando si lavora. Campane, grazie. Sono molto pesante, lo ammetto. Sono molto non è che sono pignola, è che ho un'idea di quello che voglio. Ho proprio un'idea, ho un grande schema, una grande immagine di quello che io ho nella mia mente come sogno, come desideri, come progetti, quindi quando voglio che si realizzi una cosa so molto precisamente come la voglio, perché riesco a immaginarmela come il mio ciuffo dei capelli che non riesco a passare giù. Quindi ti ringrazio amore per l'aiuto che mi stai dando e che mi darai nei prossimi giorni perché non è ancora finita.
tutto entro ovviamente 2 settimane, perché per chi non lo sapesse, sotto da me, la mia vicina partorirà praticamente fra 1 settimana più o meno, e quindi cercheremo di rimanere nei tempi, anche perché vogliamo farla poi stare tranquilla. Infatti hanno fatto la guardia anche nel palazzo, quindi non solo noi, perché se lo fosse perso. Il mio palazzo ha preso fuoco a Pasqua, quindi devono fare quei lavori là. E quindi voglio veramente ringraziare il mio ragazzo che ogni giorno, da venerdì, sta venendo praticamente a casa mia col pullman. Viene sempre con i pennelli, con secchi, con trapani, seghe, con ogni tipo di attrezzo, e mi aiuta ogni volta. Ieri mi porto anche i pantaloni, perché dovete sapere che, avendo la problematica di avere in giro un po' tutto, ho praticamente la mia stanza, che metà è nella mia stanza ora, più o meno, diciamo, e metà è un po' spazio per la casa, perché purtroppo devo ancora sistemare delle cose. A volte i vestiti non li trovo, infatti ieri poi i pantaloni li ho trovati, e allora ho dovuto comunque usare quelli del mio ragazzo. Molto comodi, amore, veramente molto molto comodi. Se non ti piacciono, io li prendo volentieri. Pochettino lunghi, perché dovete sapere che il mio ragazzo è quasi 10 cm più alto di me, quindi c'è solo un problema di lunghezza. Scusatemi, non ho il Covid, perché a forza di sbassa temperatura, perché puliamo, seghiamo, respiriamo di tutto. Poi da me hanno catramato, spruzzato roba, quindi potete solo immaginare. Comunque veramente grazie, amore, per tutto quello che stai facendo, perché mi stai sopportando, perché veramente è andato di tutto a farmi la spesa, perché io sono appunto data, è da domenica che non esco di casa, perché appunto, avendo pochi cambi, avendo la roba tutta incastrata negli armadi che erano incastrati prima in soggiorno, era impossibile potermi cambiare vestire. Poi più roba sporcavo, più roba dovevamo lavare, e già facendo quello che abbiamo fatto era difficile. Quindi lo ringrazio che mi è andato anche a fare la spesa. Le calette e le salviette sono le 2 cose principali che mi servono nella vita a me per sopravvivere. E veramente, penso che già il fatto che vedete, adesso voi non vedete molto, perché ovviamente il fatto del minimo sindacale, capirete che è stato un grande lavoro. Ovviamente anche come vediamo mi ha aiutato molto, molto, anche se è un po' sgorbutico, però sì, mi aiuterà molto. Ci tenevo tanto alla mia stanza, veramente tanto, perché è comunque, anche se molto piccolo, come un sbuzzino, mi rispecchia. Poi comunque la maggior parte del mio tempo, a parte quando non esco, la passo nella mia stanza, e vorrei che fosse anche un luogo dove posso girare i video, magari anche col mio ragazzo, fare le live. Scusatemi. Questo video non sarà montato, lo farò uscire così com'è oggi, appunto perché è sabato. Quindi ancora auguri, amore. Stasera si va a mangiare il sushi, finalmente si esce. Stasera si fa la doccia. Scusatemi. Stasera si fa finalmente la doccia, perché prima c'erano i secchi nella doccia. Non perché non è che non mi sto lavando da una vita, mi sto lavando a pezzi ovviamente, quindi mi dovrei lavare con lo sgrassatore Chantecler. No, mi farò uno scrub potente, veramente, ragazzi, non sto scherzando. E finalmente mi laverò anche i capelli, perché sì, li sto, a volte li lavo con lo shampoo secco, a volte ci ho messo il balsamo, però essendo che dovevamo lavorare, non aveva senso che io mi lavassi i capelli, cioè li ho sciacquati una volta, perché c'è tutto il mio ragazzo aveva vernici. Poi vi racconteremo tutto in una live. Comunque, grazie, appunto, ti ringrazio veramente tantissimo, amore, ti amo tanto, e stasera si va a mangiare il sushi. Ovviamente faremo anche il video del sushi, che poi usciranno tutti i video ovviamente a novembre. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, ho interrotto i video sull'altro canale. Non disiscrivetevi solo, perché da quando ho smesso di fare video, l'ultimo video che ho postato l'ho cancellato. Sì, si è scomparso perché l'ho cancellato. La rubrica che volevo tanto fare sul conoscere il mondo dell'ASMR non è andata come speravo, e quindi l'ho cancellata. La farò massimo su questo canale qua, che secondo me è meglio. E poi vi ricondurrò nel mio canale, perché ho notato che se faccio video che non sono ASMR là, nessuno me li caga. O comunque le visual sono molto basse, quindi non ha nessun senso. E quindi la rubrica, magari, se, visto che quando ho fatto il sondaggio andava bene, preferisco farla qua, magari più avanti, perché lì non ho visto grandi riscontri. E non voglio, sono sincera, non voglio rovinarmi il watch time, le visual totali, quindi preferisco fare solo ASMR. Massimo, se, tra l'altro, una cosa molto figa che vorrò fare, la metto in questo video, perché sarà l'unico video in tempo reale che vedrete. Tutti gli altri video che usciranno saranno girati molto tempo prima di questo. L'ho fatto apposta per
per problemi tattici, perché se sapevo che poi avrei dovuto impegnarmi per 2 settimane intere, ho fatto di più prima. Allora, però poi alla fine di tutto sto po' di roba, un room tour della mia stanza, ma non lo farò solo normale, lo farò anche in versione ASMR. E poi farò anche dei video che mi ha consigliato la gemella Betta, che io sono sempre ciao Betta, che mi ha consigliato su appunto una cosa particolare della mia stanza, che poi vedrete quando sarà ovviamente finita. Però farò anche un room tour in tema ASMR di video, comunque ho tantissime idee. Il problema è che finché non finisco tutto, non posso realizzarle, quindi vedrete dei video che ovviamente sono pre-registrati, tranne questo, che è in tempo reale. Ancora auguri amore, auguri a noi e niente, vi lascio poi su un video extra appunto perché non posterò più video per ora sul mio canale perché non riesco a gestirli, c'è troppo da montare, ho troppo da fare, devo ogni volta smontare la stanza, devo cambiarmi, montare, segare, trapanare, pulire, 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 pulire. La mia testa sta pure esplodendo dove non c'è tanta cabina. E quindi poi oggi, tra l'altro, oggi se riusciamo montiamo qualche mensola, poi mi cambio, mi butto sotto la doccia e stasera andiamo a mangiare fuori. Quindi poi vi farò vedere ovviamente i video, o comunque su Instagram li vedrete tranquillamente i post del cibo. Se non li posto subito, sono una di quelle persone che non è come la mia cara amica gnocca, che poverina, non la stiamo cagando, ma non, Sara, non è che non ti vogliamo bene. E che purtroppo veramente è un casino, cioè, non ti chiederei mai di venire qua ad aiutarmi perché è un supplizio. Lo chiedo al mio ragazzo, ma perché il mio ragazzo ormai sono, cioè, tra poco facciamo 3 anni insieme la prossima estate, quindi è un'amicizia diversa, è un'amicizia ed è il mio ragazzo. E poi non ti chiederei mai di aiutarmi in casa quando comunque casa mia non l'hai mai vista. E quindi mi sembrerebbe, anche perché è dall'altra parte di Torino, quindi non ti chiederei mai di venirmi ad aiutare e ammazzarti nel fare delle faccende che malapena riesco a fare io. Quindi abbi pazienza, poi ci vedremo tranquilla. Quindi saremo solo un po' impegnati perché abbiamo dei tempi stretti e purtroppo casa mia non è grandissima, quindi è tutto un fatto di domino, è come giocare alle costruzioni. Tetris, tipo, solo che le cose non si eliminano, si accumulano. Questo video non è solo per gli auguri, per fare tutta una spiegazione in generale, perché molti me l'hanno chiesto se è sparita, cioè l'ho detto a tutti che per almeno 2 settimane non ci sarei stata. Infatti l'unica cosa che sono uscita è stata ieri sera per portare giù il cane con il pile. Sono scesa come una barbona a portare giù il cane e basta, perché potendo uscire, perché ripeto, sono sempre a pulire sul momento libero perché i miei sono usciti per andare alla ferramenta. E ho fatto giù il cane perché mancano i tasselli per i muri. Perché devo bucare i muri, lasciare polvere. Che bello. Ma l'importanza è il risultato. Poi vi farò vedere delle cose particolari della stanza che per me hanno un grande significato. Vi spiegherò tutto. Se riuscivo vorrei fare una cosa molto carina. Vorrei presentarvi la mia nuova stanza, o almeno una parte della stanza, con il mio ragazzo poi. Perché appunto ci tengo perché ha partecipato in ogni cosa. Forse solo in poche cose perché purtroppo non viviamo insieme ancora. E se viviremo insieme, amore, te lo prometto, ingaggeremo gli imbianchini. Non toccheremo mai più un pennello in vita nostra. No, ingaggiamo gli imbianchini, ingaggiamo i decorati interni, ingaggiamo tutti. Noi facciamo solo i controller con la bacchetta. E la grana, ovviamente, quella ci serve. Non dipingevamo mai più un muro, ragazzi, mi sono rotta i coglioni. No, vi giuro. Ho dovuto portare il tutore per 2 giorni al polso. Anche perché io sono ambidestra. E devo ringraziare qualsiasi persona ci sia lassù, o persone, non lo so. Perché veramente se non fossi stata ambidestra sarei già morta. Perché veramente è stata. Io veramente tutte le persone che fanno questo lavoro, che dirigono gli appartamenti, spostano i mobili, veramente grande lode. Perché sono anche i nostri nonni alla fine che hanno fatto questo lavoro, il mio nonno da parte di madre e il nonno di Andrea appunto faceva questo lavoro, veramente io non so come facevate. È veramente ammazzevole, non so se non esiste come termine, ma veramente grande lode a chi fa questo lavoro perché è pesantissimo. È veramente veramente pesante, ti dà molta soddisfazione, lo ammetto. Perché dopo che vedi il risultato finale, veramente, vedi, hai un grande senso di orgoglio, però è veramente estenuante.
Comunque, quando tutto sarà finito, vorrò presentarvi questa nuova stanza con il mio ragazzo, che adesso siamo ancora un pochettino in alto mare. Non come prima, però già sta migliorando la situation. Se sentite rumore, il mio ventilatore. Niente, vi saluto e ancora auguri amore, grazie di tutto, veramente. Io ti ringrazio perché per me significa tantissimo quello che stai facendo. Niente, ci vediamo stasera per gli sushi.